Eccoci, siamo tornati su Minecraft Dungeon, come sempre in live su Twitch. Basta. Fra, ti ho piazzato una truppa su Steam Rider, ma come funziona esattamente? Allora, Power, come funziona? Funziona. Che vuoi sapere? Diciamo che hai 30 minuti per piazzare più soldati possibili e devi fare la lotta tutti insieme per uccidere i nemici. Più combatti, più hai possibilità di prendere scroll, ovviamente. Guarda, te lo faccio vedere qui. Diciamo, più combatti, più hai possibilità di prendere degli scroll, che degli scroll così ti potenzi, ovviamente prendi monete e scroll e ti potenzi i personaggi. Alcuni personaggi si prendono soltanto con la storia, piano piano, soprattutto i leggendari. E certi invece li droppano in certi casi, in certi eventi, tipo il boss finale, quelli viola, per esempio, e roba così. E piano piano devi giocare ogni giorno e piazzare sti soldatini ogni volta. Poi e più ci stanno le skin, ci sono tante altre cosine e basta così. Però diciamo che tu piazzi il guerriero e finisce là. Ti piazzi il guerriero e poi tutti i guerrieri vanno a lottare contro i nemici a fine tempo. Diciamo che mancano 16 minuti. Mi pare che ogni 5 minuti puoi piazzare un guerriero, quindi più guerrieri piazzi. Sì, non è malvagio. Alla fine è un intrattenimento per chi gioca. Infatti, se ci fai caso, sotto la mia webcam ci sta Stream Rider. Che così magari può essere visto anche se in piccolo, però a schermo grande sul computer si vede Stream Rider, magari sul cellulare no, ma si vede piccolissimo, però diciamo che è la schermata di Stream Rider. Ovviamente ci stanno i comandi anche a schermo quando inizia la partita e tutto quanto. Allora, detto questo, ci andiamo a fare le daily mission su Minecraft Dungeon. Le abbiamo già viste, però mi ero dimenticato di startare la registrazione, quindi ho rinunciato da capo. Allora, ci andiamo a prendere subito lo stocco, se ce lo dà, ovviamente, in questa missione dove non dobbiamo morire, quindi la facciamo abbastanza facile. Apocalisse 10. Ci potrebbe droppare o un'ascia, una mazza o lo stocco nei premi. Quindi speriamo che sia uno stocco. Comincio a bere l'acqua e poi andrò sempre al bagno. Allora, ho fatto livello 10 perché almeno un minimo di mostri incantati ci devono essere, perché se no non droppa. Allora, vi dicevo che questa dungeon è molto buona. Potrete anche farmarla fissa. Nel senso che, senza che la. Come si dice? Ora vi faccio vedere, quello che sto dicendo. Visto che hai prospetto integrato, significa che ogni mostro di questa mappa vi dropperà smeraldi. Quindi voi potete arrivare alla fine e startarla nuovamente. E è una buona idea per fare smeraldi. Potete startarla anche di più basso livello, non per forza da Apocalisse 10, anche io ci sto morendo, no? Vedete? Molto probabilmente ci muoio. E la starteremo più bassa. Anche se alla fine magari se mi metto recupero d'anime. Cioè, se mi metto condotta delle anime, sono sicuro che non muoio. Allora, ovviamente dovrete uccidere tutti i mostri. Uccidendo tutti i mostri, guadagnerete più smeraldi. E noi non ci faremo sfuggire questa occasione. Aia, mi hanno fatto malissimo col fulmine. Guardate gli smeraldini come escono. Pensate se usate un'arma a prospetto. Sarebbe molto interessante usare un'arma a prospetto. Allora, proviamo. Vediamo se ci droppa qualche
Stocco. Vediamo se ce lo droppa. No, non ci droppa nada proprio. Andiamo a vedere se qui c'è una cassa. No, non c'è niente praticamente. Ok. Niente. Proviamo quei mostri incantati, vediamo un po'. Danno solo smeraldi, però meglio di niente. Meglio di niente. Chi è? Chi è? Abbiamo un nuovo follower. Tazer Vibe. Thank you for follow. I don't know if you are English or not. Sei italiano? Hello! No, English. English, where are you from? Aio, 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 aio. Allora, uccidiamo tutti, eh. We are searching one weapon. Taser. Taser, I don't know. Tell me how to read your name. Oh, be careful here. So just tell me if you want, are we talking English or are we talking Italy? Maybe better talking Italy. Ah, uccido tutti, uccido tutti. I will kill all, I will kill all. I searching something here, but I will never found it. I know. But look the money! Again? Whoa. Okay, now if we take the key, many monsters coming. Ovviamente c'è il passaggio segreto che noi ci andiamo, perché nel passaggio segreto potremmo trovare... Oh mio Dio!
Il maiale era contentissimo che sto morto. Incredibilis. Amazing. Allora, non abbiamo trovato niente. Però. Questo era quello che intendevo. Potete farvela quante volte vi pare e droppare tanta roba. Perché a questo punto, noi adesso ce la farmiamo a livello basso tante volte finché non ce l'ho stock. Così facciamo. 3 is a magic number. Così facciamo smeraldi e possibilità di trovare questo stocco maledetto gelato. Ci perdiamo un po' di tempo su Minecraft Dungeon. Ok? Vediamo un po' di riprendere quest'arma oggi. Ovviamente se ti metti ultima risata, credo che vada meglio. L'ultima già. Le creature rilasciano più smeraldi. E poi gli metto pure prospetto, vediamo un po'. Non lasciano più soldi, guardate. Ho così tanto prospetto che dovrebbe dulpare il mondo. Ma ce l'ho il piccone di diamanti? No, non ce l'ho più il piccone di diamanti. Ah, beh, giustamente questo. E va bene così. Poi c'è scritto ciao, poi se n'è andato. Ha frizzato per un po'.
Ha frizzato per un po'. Niente, cerco tesori ma non ne trovo. Chissà se c'è la cassa d'ossidiana. Passiamo già a 11.000. Già a 11.000. Preferisco quando ci stanno i zombie qui invece di schierare. Sì. Lollo 100 YouTube. Grazie del follow, Lollo. Buongiorno Lollo. Che dice Lollo? Non dice niente Lollo. Non dice niente Lollo. Vabbè. Pazienza. Allora andiamo. Non ci ha droppato niente. Non ci ha droppato niente. Vedi, i mostri incantati droppano, però questi a noi non ci droppano niente. Gli siamo antipatici. Dobbiamo startare? E startiamo, startiamo. Aspettate che faccio una pausa. Ok, startiamo. Vai, eccola. Eccola. Ah, Power, alla fine hai piazzato un arciere, un tank, un guerriero, mica male. Mica male. Anche Leo ha piazzato. Vabbè, abbiamo stravinto, dai, questa era facile. Sono missioni anche difficili, eh. Wow! E abbiamo vinto! Allora, vediamo chi si becca i premi. Tac! Powerbus si è preso le monetine che sono utilissime, le monetine per potenziare. E invece il rosso si è preso 3 guerrieri. Mannaggia, Leo. T'ha detto male. Mi dispiace. Ti rifarai sicuramente tra poco. Ti pare a te. Allora. Piazziamo qui, anzi no, devo aprire la chest e ripiazziamo di nuovo. Io sto potenziando questo e qui sto potenziando un po' tutto. Aspetta.
Ovviamente se li avete piazzate sempre prima quelli rari e poi quelli. Non i leggendari che non vi danno gli scroll. È difficile che vi droppano gli scroll. Però invece quegli altri. Almeno lo scroll lo prendete. Ah, qui ci sono molti incantati, chissà. Che cos'è questo gioco? È Stream Rider. Puoi partecipare tranquillamente, è gratuito. C'è il link sopra. In basso a destra c'è il link che ti puoi unire a me e giocare con il tuo account di Twitch e facciamo le lotte insieme. Gratuito, facilissimo. Sono solo impegnarsi un po' per gestire il tutto. Morirete con il fuoco. Oh. Andiamo. Magari il livello 3 è troppo facile, facciamo 7 dopo, no? A noi non ci interessa tanto il livello alla fine, ci interessa che ci droppano sia i soldi che ovviamente le armi. Aio, cattivoni. Guarda, ma. Ci siamo tutti. Tutti. Ecco la cassa. Ah, ma di nuovo la culiotape di nuovo. Ma questa è una sfiga assurda. Non è possibile. Oh, sono andato di sotto. Oh, di nuovo. Di nuovo. Anche ieri ce l'ha dato, non ce lo vuole dare quello di ghiaccio. Vabbè. Ma perché? Vediamo se ce lo droppano qua, eh. Esplodete tutti quanti.
Devo piazzare. Già finita? No, finita troppo presto. Allora, basta ritornare all'accampamento, molto tranquillamente. E ovviamente ristartarla. So, do again and again and again. Ci ha droppato una cosa che non ci piace. Cioè, alla fine può essere scambiabile, ma niente di che davvero. Allora, proviamo a farla un po' più difficile, tipo livello 7. Proviamo livello 7, dai. Va bene. Livello 7. Livello 7, vediamo un po' se ce lo droppa. Uno stocco già ce l'ha dato, quindi è molto importante. Aspetta che riavvio il cellulare che si stampa là. Si è impallato. A posto. Vediamo un po' com'è questa. Un po' più difficile, ma fiumi e fiumi di monete da questa mappa. Sapete che questa mappa c'è anche un'uscita? C'è stato lo stocco verde. C'è qualche bauletto d'oro qui? Non c'è niente qui, la vergogna c'è. Andiamo a vedere laggiù. È un bauletto. Non è quello che ci aspettavamo.
Dai, ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Dai, che devo mettere il personaggio su Tomb Raider. Sai che ce lo droppa prima o poi se sto co congelato, che cavolo. C'è già solo una partita fa stavo a 8.000, eh. Adesso sto a 15.000, quasi 16.000, ragazzi. 16.000. Può fare chiunque, chiunque. Chiunque. Aspetta un attimo, fammi piazzare lo streamer rider. L'arcieretto. Ma stavolta ci stanno solo zombie. Mica ce la dà. Mica ce la dà. Mica ce la dà. Niente, non ce la vuole da. Vediamo qui dentro. Vediamo qui dentro che dice. Quante mazze ci ha dato, madonna. Fuoco anche dentro l'acqua da notare. Non c'era il maiale stavolta. Boh, vabbè. Niente maialino per noi. E abbiamo preso anche un level up. Ma dello stocco gelato o niente? Niente dello stocco congelato, niente! Ci droppa l'armatura, ci droppa l'armatura.
Ci troppa l'armatura, ci troppa, mica ci troppa qualcosa di buono, no? Vediamo nella cassa d'ossidiana. Speriamo. Speriamo. Che schifo. Ci speravo nella cassa d'ossidiana, invece. Flop. Clamoroso. Aio, non mi picchiate. Aspetta un attimino, no? Devo piazzare qualcosa qui. E che tante volte avevate droppato? No, che siete matti? Ma che siete matti? Polverizzato quella freccia. Wage. Davide Lupo! Follow. What is it? Follow. Hai messo il follower? No, non mi risulta. Salve, peccato che non mi ricordo da quanto ti seguo. Ah, da quanto mi segui ora te lo dico io, aspetta. Grazie di essere tornato allora. Ora te lo dico io, aspetta, aspetta. Ah, mi stanno picchiando. Aspetta, mo te lo dico, aspetta. Non ce l'ha dato neanche questa volta. Allora, Davide Lupo, anche se ho usato poco i social. Ok, Davide Lupo, tu mi segui dal 3 gennaio 2020. No, scherzo. Sì, no, c'è scritto così. Mi segui dal 3 gennaio 2020, cioè da oggi. Così mi dice. Un anno. Ah sì, no da oggi, scusa. Davvero, siamo nel 2021. Scusa. Vedi, i giochi rovinano la mente. Sì, sto girando da un anno. 2020, da oggi. Da ieri, se anche se fosse, era 2021. Scusa il flop.
Adesso ho tipo 18 anni. Grande. Adesso vedrai come la vita ti passa davanti in un attimo e in 3 secondi c'hai 30 anni. No, scherzo, davvero, goditela davvero tanto. Ritorniamo all'accampamento, ripetiamo la cosa. 2 gennaio ho compiuto 18 anni. E allora auguri, facciamo gli auguri a Davide Lupo. Non c'è nessuno in linea, quindi. Però, beh, uguale, ti faccio io. Auguri in ritardo. Allora riproviamo a farla, vediamo, questa è l'ultima, però mi sono stancato, eh. Prego, mi sono stancato, la facciamo 9. Vediamo se ce lo droppa, ce l'ha droppato uno stocco, ma non è quello che vogliamo. Vediamo se livello 9 è troppo difficile. E non riesco a calmarmelo, mi fai l'abbonamento. Addirittura mi dispiace, ma ho già fatto l'abbonamento a altre persone. Non ce l'ho disponibile. Curarmelo. Ah, sono un patac. Vabbè. Ma ti assicuro che non è così. Non è così che diventerai uno streamer, però, eh. Andando a chiedere gli abbonamenti agli altri non si diventa streamer in un attimo. Poi adesso con la competizione che c'è su Twitch, devi soltanto che uno, essere fortunato, perché tanto alla fine di persone brave che giocano ce ne stanno tantissime. Quindi si può essere i più bravi, ma ti assicuro che non è così. Perché io ho molte persone che mi fanno il pass, ma vabbè, mi sono andato a fare un bagno, mi sono andato a fare. Ti assicuro che non ci fai niente, non ti cambia assolutamente niente. Anche perché non so se tu sei già affiliato. Non cambia assolutamente niente. Cioè, chiedono 75 persone al mese fisse per prendere lo sponsor. Cioè, che è una cosa impossibile, secondo me. Cioè, sto provando da 2 anni ormai. Hai due fidanzate, come te va? Mamma mia. Per me una, già è troppo. Cioè, due fidanzate significa doppi appuntamenti, doppie uscite, doppi regali, doppi scassatore de cazzo. Vabbè, io però ormai c'ho una certa età, quindi. Non so vecchio, però. Ne capirai, un giorno, quando ci avrai 30 anni. Mo' capisco perché Sid mi ha detto che due so pure troppe. Fidate, perché a me amici miei dicevano che io c'avevo il fregnume, eh. Il fregnume è brutta bestia, significa. Stavo a giocare, mi chiamava uno a posto, vado a scopare, quindi ciao bella, raga. Ero così, giuro. Testimoni anche, ora non ci sono, ma era così. Fidate. Poi dopo un po' capisci che tanto è tutta uguale, tanto non la trovi una per orizzontale, sono tutte verticali. Mo' se mi sta a guardare la ragazza mia sono morto, però fa niente lo stesso, ma non credo, sta a lavorare quindi a posto. Siamo in una fase tranquilla, non sta a casa. Siamo in una fase tranquilla. Però è la verità. Dopo te rompi il cazzo. L'ho detta così. Ma sei maggiorenne, quindi posso parlare. Tanto sembra che ci sei solo tu. La realtà è questa. Tanto rompono solo le palle. Eventualmente, io ho cambiato molte, molte ragazze, anche di altri paesi diversi. E ti assicuro che le straniere sono molto meglio dell'italiano. Anche a letto, oltretutto.
Non c'ho niente contro le italiane, è solamente che tutte le ragazze italiane che ci ho avuto mi hanno sempre messo le corna, quindi son un po' di parte con le straniere, diciamo, su questo lato qui. Però ti assicuro, fatti le tue esperienze e poi mi dirai che è così. Allora, come se scrive? Sai cosa io ho capito delle donne? Vuole A e poi pensa B e poi dice C e delle alternative delle amiche D, F, sì, solo. Guarda. Ma sai che sono ucraino? Ah, beh, allora a posto. Allora che stai a fare, Italia? Lascia sta, va, cambia. Guarda. No, ma guarda, in Ucraina no, non è forse meglio di qui. Però, perché io ho amici anche ucraini. Però, forse è meglio qua che in Ucraina. Però fatti i soldi, se no te ne vai lì in Ucraina, che forse stai pure meglio. Però fa freddo in Ucraina, non so se tu ti piace. No, noi maschi pensiamo solo alla tattua, pensiamo solo figa, figa, figa. Almeno io pensavo solo. Io personalmente pensavo. Cibo, perché io ho cibo, se c'ho il cibo, se non mangio mi sento male. Quindi cibo, poi pensavo videogiochi, poi pensavo macchina e poi pensavo ragazza. Ho sempre pensato a ragazza all'ultimo. Perché dato le delusioni, capito? Dato le delusioni che ho avuto, ho sempre pensato che la ragazza non è affidabile. Però ci ricascavo sempre ogni volta col fregnume, capito? Adesso invece ho capito, penso io sto con una ragazza cinese adesso, quindi pensa un po' tu. E la amo tantissimo, però rompono il cazzo tutte tanto, quindi indipendentemente. Però pensa all'italiana, vabbè, no, penso se devo stare adesso un'italiana mi sentirei male. Stavo qui a giocare, mi diceva va a lavorare, vaffanculo, ma non mi rompo, perché subito proprio. Faccio quello che mi pare, sto tranquillo, nessuno mi rompe. No, no, sarebbe un incubo però. Poi rompono, 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 rompono e basta. Chiedono solo, mai danno. E io poi sono un ragazzo bravo, gli porto la colazione a letto, gli faccio tutto, gli cucino. Però rompo. Cioè, quando se lo meritano, no, però rompo. Io più guardo indietro. Gli sbagli che ho fatto con le ragazze, impressionante. Però sbagliando si impara, sbagliando si impara, quindi le regole tornano sempre. Torna tutto. Anche se io penso a BD e basta, anche se sono maschio, pensate a tipo anime di fare quel che voglio. Ma infatti tu devi fare quel che vuoi. Vuoi un consiglio, piccolino? C'hai 18 anni? Stai in Italia? Ti puoi permettere l'università? Fai l'università. Non fare come me, che ho preso un diploma e poi sono andato a prendere una mini laurea di 3 anni da geometra, che non ci fai niente ormai. Studia all'università che è meglio, fa qualcosa. Fidati di me. Lascia sta lo streamer che qui è una battaglia persa. Io penso che proverò quest'anno finché potrò, ovviamente. Perché dovrò ripartire e andare dove stavo, in Australia. Quindi non so quanto riuscirò ancora a permettermi questa cosa di streamare. Però finché posso. Ma spero che non verranno mostri ad uccidermi perché ho una sola vita. Vediamo un po'. Partiamo con Stream Rider. Oh, tu mi hai messo Stream Rider. Olè. Tu ridi, Tu ridi. Filologia? Farò il Eh sì, perché tanto è quello, È quella alla fine, che uno studia, 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 poi si ritrova a fare il barista, cavolo. No, beh, io ho studiato per geometra, ho fatto il geometra qui per 6 anni, poi mi ha detto male, diciamo.
Non ho voluto investire su di me perché sapevo che era. Ah, in figalogia! Fidate che te passo. Ma è normale, c'hai 18 anni, ti capisco appieno. Ti capisco appieno. C'hai 18 anni, pure io, c'hai il frignume adesso, pensi solo alla patacca, quindi è normale. È giusto così. GG per te. Aia, 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 aia. Ma guarda se mi danno lo stocco questi. Power, hai vinto, eh? T'ha droppato, hai visto? Non mi ricordo che hai vinto, però. Aspetta che devo un po' sta la guerra. Facciamone un'altra, va. Questo è argento, cassa argento, non male. Ma penso più alle gambe delle ragazze, non solo... Non so come... perché ti piacciono... Sono fortissimo! Già sei fortissimo. Vabbè, meno male che sei fortissimo, va. Guarda, basta che raggiungi il livello 3-4, sei forte a sto gioco, eh. Quindi diciamo che è il numero la differenza. La differenza lo fa il numero. Più siamo forti. Poi raggiungi il livello 3-4, alla fine va bene lo stesso. Il problema è quando dobbiamo fare le guerre. Che cosa è successo? Com'è possibile? Gamba dopo gamba, dillo alla mamba. La mamba nera. Ma come la mamba nera? Se ti piacciono le gambe, allora ti piacciono le ragazze alte. Ma perché non riesco a fare questa... Senti, facciamo così. Cambiamo musica. Allora, non ci ha dato niente. Niente, zero. Non ci sta più droppando lo stocco. Un fiasco totale uno dopo l'altro, guarda qui. Ah, se muoio non me ne frega niente, tanto la dobbiamo ripetere all'infinito. Allora, nel frattempo però, quanti smeraldi? Mamma mia, raga, stavo a 8.000. Oh, stai buono, eh. Stavo a 8.000, mo sto a 21.000, 21.900 in un'ora, in 50 minuti. No, alte direi più gambe, alte direi 1,60, va bene, nella media, non tanto una media, 1,70 su altine. Perché di solito le ragazze sono un po' più basse. So, tra gli 1,50, 1,60, 1,70, 1,70 è bella alta. Una bella gambe lunghe ce l'ha, eh. A me piacciono quelle piccoline, però. Allora, vestiamoci da... Basta, facciamo una volta sola, eh. Ora ci vestiamo da Terminator, però. Facciamo Terminator con i razzi? Terminator con i razzi, va, facciamo i razzi. Facciamo Terminator con i razzi. Terminator con i razzi. Allora. Basta, la faremo 13, il numero che loro ritengono sfortunato, no? In America, quindi. Vediamo se a noi ci porta fortuna. Ma Bronski, ma quante gambe hai visto nella tua vita che ti facevano sbavà? Gambe. Beh, considerando che sono stato a letto con più di 10 ragazze sicuramente, o non me ne ricordo tante, però sicuramente più di 10. Però le gambe non è che a me mi piacciono più le bocce. Bocce, culo, così. I capelli, devono essere lunghi i capelli, soprattutto i capelli devono essere lunghi. Però non parliamo di questo, che non posso, c'è gente minorenne. Dobbiamo fare una cosa a parte se dobbiamo parlare di questo. Aio. Oh. Ma davvero? Menano. Aia, menano, devo stare molto attento.
Devo rinunciare al fuoco d'artificio? Aspetta un po'. Allora, rinuncio al fuoco d'artificio. Per recupero d'anime, ovviamente. Io mi dissocio. Ecco fatto. Anch'io. Lo so, scusate, ragazzi. Era una piccola parentesi. Ok, ma sai qual è la coincidenza con le gambe che la mia prof, quella precedente, quando ero minorenne, aveva di cognome Sgambati? Di francese. Che vuol dire? Ti volevi fare la prof, ecco fatto. Ora ti voleva fare la prof. Ma io dico, ragazzi, fate i bravi. Niente prof. Allora, no, ho sbagliato. Voglio mettere il libro qui. Il fuoco d'artificio lo troviamo. Facciamo il libro. Sì, in extremis uso il libro, va. Allora, qui non dobbiamo correre. Dobbiamo solo uccidere. Che se si mette male, ok. Mazza, tolgono tantissimo comunque. È possibile che è così difficile? C'è solo livello 13, ma che cos'è? Mamma mia. È difficile da fare. Difficile, vedi? Mi devo concentrare, sennò ci muoio male. Che stai dicendo? È il parodizzavo. Io parodizzavo. Ah, le facevi le parodie? Guarda, ride poi. Sai che toglie tantissimo e dà tantissimo? Ma che, il cognome? O il para... O il... no, quello è peri. Tu hai scritto paro. Paro, che pari? No, non ho capito niente. Se fa un monologo da solo, non ho capito. Oh, ma la finiamo sta cosa o no? Dai, mettiamoci questa, va, li faccio esplodere male. E ci mettiamo questa, così c'ho più forza. E senza il libro ci mettiamo... Basta, dai, facciamo facile, se ne frega. La facciamo livello 7, va. Dai, 7. Paro, paras, paravi, paratum, parare. Sorry, sto a studiare latino. Studia. Stai studiando latino. È bello. È bello che stai studiando latino. Ancora si impara il latino? Ma che serve? Chi è che parla il latino? Per curiosità, chi è che parla il latino? Cioè, in qualche modo tu puoi parlare con qualcuno in latino? A parte la messa che fanno in chiesa?
perché si impara il latino? Perché non imparano il cinese, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, lingue correnti che potrebbero servirti nella vita? Il latino non serve a niente, zero proprio. Cioè, fa il cinese, mezzo mondo parla cinese, cavolo. Quello serve. Esatto, non ha completamente senso proprio. Cioè, no, il greco già aveva un po' senso, diceva vado in Grecia, magari parlo greco, no? Ma il latino proprio non lo parla nessuno, non c'ha senso. Non ha senso proprio il latino. Vabbè. Se tornassi indietro studierei molto meglio l'inglese, anche se ormai lo so, vabbè, però lo so un po' non mi piace come lo so, però lo so. E studierei sicuramente il mandarino, cioè il cinese assolutamente, cioè mezzo mondo è cinese, cavolo. Se non tutto, perché alla fine stanno dappertutto. La comunicazione è importante. E poi studierei francese, tedesco e spagnolo. Ma l'italiano non vorrei, perché sono nato in Italia, ho sbagliato. Non dovevo nascere in Italia, dovevo nascere in un altro paese. Ma l'italiano non serve a niente, zero. L'italiano serve solo in Italia, basta. Siamo un popolo bigotto, eh. Mi offendo da solo, anch'io ero bigotto, quindi. Poi si cambia. Però vedi, studi il latino. È fondamentale il latino, no? Serve tantissimo. E poi se tu lo chiedi alla professoressa perché studi il latino, lei dice, ma perché dobbiamo ricordare le cose del passato. E tu dentro il cervello fai, ma vattene a fanculo. Così, basta. Quello tu farai. Scusa la parola, so che insediti, però tu farai così. Il tuo cervello ti dirà quello. Quando arriverai a una certa età che andrai a lavorare, no, dici, ah, sì, ma che ho studiato a fare latino? Cioè, potevo studiare i motori meccanici, cavolo, era meglio. Potevo impegnare questa cosa in un altro. Potevo studiare i motori, potevo studiare gli animali, cavolo, era meglio. Devo fare il dottore, medicina, cavolo, c'ha tutto più senso. Cioè, il latino proprio non ha c'ha senso. Poi secondo me, ovviamente. Però vabbè, in Italia purtroppo così. Di cosa stiamo parlando? Non lo so, lui ha detto che studia latino, io ho detto cavolo, ma proprio latino, dice Massimo. Fai un'altra cosa, no? Lui giustamente non serve a niente. E infatti non serve a niente. Mezzo mondo parla cinese e inglese. Che serve il latino? Allora, se tu glielo dici ai professori che insegnano latino, ti diranno, ah, ma come, tu sei un ignorante caprone, il latino, lo fai, che fai, lo perdi il latino? Sì, non serve a niente, basta. Ho perso tante lingue, perché non dobbiamo perdere ancora il latino? Capito? Ci stanno ancora i romani? No, quindi. L'ho capito. Ma io sono morto? No, perché? Ah, allora perché sto studiando una lingua morta? Sì. Che poi, cioè, sapete quante lingue ci sono attualmente parlate nel mondo? Tantissime, veramente tantissime. Tra cui il latino non c'è, vabbè, è parlato da quelli che lo studiano, però il latino fondamentalmente non è c'è un posto dove si parla il latino, no, non c'è, quindi, cavolo. Preferisco studiarmi il thailandese, cavolo, almeno parlo, vado in Thailandia, parlo il thailandese, c'ha più senso, secondo me, eh. E con ste frecce basta. E poi ci sono i nomi di piante, derivano tutti dal latino. Ah, adesso pure in medicina tutto deriva dal latino. Però sai com'è? C'è la traduzione e basta latino, eh? Ce ne fottiamo. Poi tutto viene dal latino. Ovviamente tutto viene dal greco, non dal latino. Però vabbè. Dettagli.
Se scoppiazza una vicenda, mi sembra come le religioni. Oh, su, non dobbiamo toccare manco questo tasto, sennò poi succede un casino. Però diciamo che la solfa è quella, no? Non tocchiamo il tasto. Anche molte parole italiane. Sì, da qualcosa uno deriva, no? Però se la lingua. Come lo uccido questo? Se la lingua muta, ci sarà un motivo. Allora, invece di studiare il latino, studiamo l'italiano. Però l'italiano già lo sai, basta. Poi muta talmente tanto che in Italia abbiamo 50 dialetti. Cioè, io dico, tu devi studiare un'altra lingua che non userai mai, oltretutto, no? Che senso c'ha? Almeno studia i dialetti, non so. I dialetti sono proprio tutte altre lingue. Cioè, prendiamo il sardo, per esempio, no? Cioè, ma avete mai sentito parlare due sardi? Io sì, perché. Ah, che mi ha dato? Lascia. Io sì, perché c'ho mamma che era sarda, quindi. Cioè, purtroppo non c'è più e saluto. Un bacetto a mamma. Però dovete capire che, cioè, quando parlano non si capisce niente, zero. Cioè, non puoi comprendere. Allora dici, magari è meglio quello che ancora esiste, no? Impariamo una lingua che ancora esiste, no? Però non è considerata proprio lingua, capito come dicono loro? Invece no, invece andrebbe studiato, cioè. Un altro esempio, prendiamo il napoletano stretto, il siciliano stretto, qualsiasi dialetto tu prendi, se non sei del posto, ma che capisci? Non capisci niente, Rea. Non capisci assolutamente niente. E quelle non sono lingue? Sì, sono lingue. Che mi hai scritto qui? Italiano, nero, latino, negrus. Ma davvero, tu mi hai messo curiosità, voglio vedere se su Google Translate c'è il latino. Ma penso di sì. Penso di sì, però non ci ho mai fatto caso. Allora, da italiano al latino, vediamo un po'. LL. Sì, c'è il latino, c'è. Allora, voglio vedere, negro. Qua hai detto negro. È scritto nero. Nero. Nero, basta, negro. No, si dice. Nigreos, Nigreos. Si dice così, hai toppato. Dov'è? Manco copia e incolla. Mannaggia lui. Guarda che si dice così. Oh. Copia. Non lo fa. Vabbè, comunque cercalo. Si dice Nigreos. Nigreos nero. Vero? E Power poi ci può confermare. Prof, ma il latino è razzista. Ma perché? No, perché è meglio che non lo so niente. Davide si fa i suoi monologhi, i suoi film. Ma se fa i film con la professoressa di latino, gli guarda le gambe. Niente, lui si fa i film. Bellissimo. Cioè, vabbè, perché serve, no? Mi ricordo quando andavo a scuola io e c'erano le prime volte che si usava Google Translate per fare le traduzioni di inglese, no? Che nessuno gli andava a detrascrivere, scrive, cercava sul dizionario 10.000 parole, troppe. Allora c'era quello lì che lo faceva malissimo, però, no? Faceva la traduzione tutta sbagliata. Allora tu glielo portavi a scuola. Ovviamente i professori ancora non sapevano di internet, queste cose qua erano un po' bigotti. Allora dicevano, ma ragazzi, ma queste traduzioni sono tutte uguali. Ma che avete fatto insieme? Allora, mo adesso mi dite, o le copiate o le fate tutte insieme. No, le famo tutte separati. È solamente che usiamo tutte la stessa roba. Usavamo tutti Google Translate per scrivere queste traduzioni di inglese che non gli andava a nessuno le palle. Ci stanno 10.000 modi per imparare una lingua. A scuola ti fanno copia. Traduce, ma la cosa più sbagliata per imparare la lingua è copia e traduci, proprio assolutamente sbagliatissimo. Cioè, 6 mesi, 6 mesi in Australia parlando inglese mi sono imparata la lingua. 6 mesi. A scuola fai 5 anni di inglese e non ti impari niente, assolutamente niente. Perché hai insegnato male, ovviamente.
Oh, guarda se riesce a raccogliere sta mazza. Oh. Però vabbè, che devi fare? L'istruzione, l'istruzione. L'istruzione, se è fatta male, se magari fatta bene, sarebbe una mano santa. Però vabbè, quei dettagli, dettagli. Poi magari, non so, magari i professori sono cambiati, eh. Magari sono cambiati, ditemi voi, perché io mo, sono tantissimi anni che non vado più a scuola e non so come insegnano. Però come insegnavano a me era così. Ti davano i compiti solo per darti qualcosa da fare. Non è che c'era un motivo logico per dire, sai, almeno impari questo. No, non c'era. Scrivi questo, traduci questo, fai questo. Bah. E poi era di uno scemo, magari che c'aveva una tuta invisibile. Ancora me lo ricordo, pensa un po'. Andavo a scuola, c'era sto libro d'inglese che noi avevamo 15-16 anni. E questo bambino, sto libro sembrava per bambini. Cioè, boh, che questo indossava una tuta invisibile, correva nudo. Cioè, io dico, guarda questo, ma che cazzo corre nudo con la tuta invisibile? Cioè, boh, vabbè, ancora me lo ricordo, giuro. Guarda gli stock che mi sta a dare, ma non me lo dà quello gelato, guarda te! Chef, vieni qui, chef. Quando ci hanno avuto questa idea di mettere lo chef qui, che bella. Che fantasia fare un mob chef. Latino tiz. Italiano. Oh, Davide, mamma mia. Si deve. Che vuol dire? Oh, poi gli è preso a scrivere in latino. Ya, balavena, capisco italiano, ma come scrivi latino è finito. Poi è presa così. Oh, ma qui io do piazza. Oh, 8 minuti, Stream Rider si parte. Centurione all'attacco. Ma questa non è difficilissima. Dove è andato a finire Stream Rider? Ah, tre teschi, dai, vabbè, ce la dobbiamo fare. Ce la facciamo sicuramente, siamo troppi. Se non vi perdete il tempo, ecco, vedo che piazzate, riuscite a piazzare 5 guerrieri a partita. Allora, qual è il problema di questo gioco Stream Rider? Mo vi apro questa piccola parentesi, visto che ci stiamo giocando insieme. È che noi possiamo startare anche prima, però che succede se startiamo prima? Succede che la volta dopo i mostri diventano più forti. Quindi non sempre possiamo startare prima. Capito? Se noi invece usiamo tutti e 30 i minuti per giocare, ogni volta la missione dopo sarà più facile. Più andiamo veloci, più la missione sarà difficile. Guarda questi fantasmini quanto rompono. Ci sarà qualche bauletto lì? Andiamo a controllare. C'è qualche bauletto? Sì, c'è un bauletto, ma come al solito non ci facciamo niente. Ma se sono forti non sono morti. No, se sono forti. Ma chi li mostri? Che perdi? Io non ho seguito. Non ho seguito. Ah, vabbè, ma allora dillo, sei cattivo. Non ce lo vuole da, non ce lo vuole da. Li faccio brillare, visto così. Come dinamite. Quindi i morti sono forti. I morti sono forti, no. No, io ho detto che se.
Startiamo velocemente le partite di Stream Rider. Arriveremo a un punto che il livello dei mostri cresce. Se noi invece giochiamo ogni 30 minuti a Stream Rider, il livello dei mostri rimane costante a 1. Quindi tutti riescono a fare qualcosa. Ci ho già provato in passato, ho provato a fare velocemente molte missioni. Ma non si riesce dopo ad andare più avanti. Capito? Sai, il ragazzo con il pigiama a righe? Ah! Parodizza righe solo cambiando la R con la F. Ah. Ah. Davide, tu sei davvero strano comunque. Tu mi sembri come quelli che entrano, mettono il follower e fanno: ciao, io ho un'età da 10 a 30 anni, se indovini ti do 10 euro. Cioè, ma che gioco stupido è. Perché poi fanno queste cose? Comunque lo stocco gelato non me l'ha dato, niente. Posso sta qua a ripeterlo all'infinito, ma tanto non me lo dà mai. Sentiamo un altro giorno. Basta, mi sono stancato alla termine. Niente, non ci ha dato niente. Vediamo se ce la droppa alla fine, magari lo sforzo finale. Ecco, poi si incastra quando metti lo stesso personaggio. Guarda quanti siamo qui, oh, una flotta proprio. Io sono una patacca. Vediamo un po'. Ci troppo lo stocco congelante. Lo stocco congelante. Il fiordo ghiacciato. Il fiordo ghiacciato. Flop. Flagello. Mega iper flop proprio. Niente, non ce lo vuole dare lo stocco ghiacciato. Vabbè. Prima o poi lo dropperà. Ci ha droppato quest'ascia delle Highlands. Ma non ci facciamo niente. Oggi ci ha dato la culo d'ape e ci teniamo la culo d'ape. Beh, alla prossima vado a vedere Cenerentola e i sette nazzi. Niente. Dai, grazie della compagnia. Dai, ci vediamo. Alla prossima. Allora, c'è rimasto da fare un po' di cosette. Allora, oggi voglio lanciare i fuochi d'artificio. Voglio lanciare i fuochi d'artificio. Allora. Armatura unica 174, non ce la dropperà mai, lo sappiamo già. Andiamo a vedere un attimo qui, missioni livello 1 non ce ne importa. Missioni livello 3, droppo di arco. Arco trucco o arco dell'anima? Non ce ne frega niente neanche qui. E pazienza ragazzi, pazienza. Dai, facciamo questo e poi stacchiamo.
Però vado al bagno e torno, così startiamo Stream Live. The swamp is home to many horrors. Eccoli pronti, pronti a stream raidare? Dimmi. Eccolo. Oh, era andato al volo al bagno. Un attimino. Eccolo, eccolo. Cioè, perché c'è il mio personaggio che fa su e giù, su e giù, su e giù? Che spettacolo. Una nuova skin. Vediamo se riusciamo a prendere qualche cassa dentro la cassa skin. Qualche cassa. Cioè, dentro la cassa skin riusciamo a prendere qualche skin per i personaggi. Dai, è stato facilissimo. Guarda quanti siamo. Un esercito. Un esercito. Vediamo chi vince. Oh, tuc. Leonardo si becca tutto. Prontissimi. Sono assurdo. Le mie truppe hanno fatto il devasto. Hai visto? Allora, qui abbiamo sbloccato qualcosina. No, stavolta solo oro. Vabbè. Andiamo avanti. Ho altre due missioni. Però è già l'una. Vabbè, ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Guarda le strutture qui. Qua c'è da distruggere tanto, eh. Allora, ci mettiamo... Mi metto io, anzi. Mi porto lui, va. Metto lui. Metteteli qui vicino al fulmine. Così ci potenziamo. Metto lui perché danneggia le strutture. E poi me ne servono altri tre. Così riesco a potenziarlo a livello 19, poi al livello 20, uff, troppo ci vuole. Metteteli il più vicini possibile al fulmine che ci dà il power up. Allora, andiamo a fare questa missione qua, vediamo un po' di che si tratta. Aglio. Oh, che noia sto gioco, però. Non sei libero di giocare come vuoi. Perché fanno queste... Poi, ricordiamo, Minecraft è un gioco per bambini. Sparite. Mica moro. Vabbè, non devo ucciderli per forza tutti, no?
Devo solo finire la missione. Che fastidio ste streghette. Guarda, arriva. Guarda come insistono, guarda. Vabbè. Guarda, arriva. Immortali, immortali. Cioè, non me l'ha lanciato il fuoco d'artificio. Ciao 57Y5R1, non mi ricordo come ti chiami. Come va? Mi ti ricordo, ma non mi ricordo come ti chiami. Scusami, la mia memoria. Non riesco a ricordarmi tutti. Poi se non entrate spesso. Non posso, però mi ti ricordo. Mi ti ricordo, ma non mi ti ricordo. Cioè, mi ti ricordo, ma non mi ti ricordo. Ti rendi conto? Devo mettere la truppa. Devo mettere la truppa. Ah, ma se fastidio. Mi darà un 174 oggi. Che dire? Me lo darà o no? Non sai, vedi qua, guarda. Ma perché io mi devo picchiare qua, morite? Ma morite, c'è tutti. Non c'ho proprio voglia di combattere. Basta, mi avete stancato. E togliete, mamma mia, che fastidiosi. Che fastidiosi, guarda qua. Dove andavo? Gatti, mi guardi. Via, 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 via. Via, via, di qua, di qua, di qua.
Permesso. Oh, che fastidiosi, guardate. Oh. Mi fate passare, per favore. Ma non è qui. È una trappola. È una trappola. Aiuto. Oddio, ste stroghette maledette. Mai una gioia. Mai una gioia. Avete finito? Sentili come piazza. Un po' ci sarà la cassa d'ossidiana? Oh, c'è la cassa d'ossidiana, però dentro c'è niente. Che novità. Guarda che roba! Non è possibile! Quella era una cassa marrone, vero? Boh. Non ne faccio niente che fa che l'artificio. Ci ha droppato il coltellino. Niente di utile, però il coltellino. Meglio di niente. Oh, ci dropperà sto 174? Ma quando mai ce lo dropperà? Quando mai? Ma anche buono sto coltello, vabbè. Sarei curioso di sapere quanto c'ha di probabilità che esca il 174, giuro. Sarei proprio curioso di saperlo, sta probabilità. Ce la dà? Ce la dà?
Armatura misteriosa 171. Se ci droppasse qualcosa di decente. Ah, volevo rifare questa qui, vediamo un po'. Volevo rifarla. Vabbè, alla fine. Dai, vediamo un po' sta armatura. Le pozioni di salute curano gli alleati vicini. 50 danni ti avevo fatti. Bruciante. Fa schifo proprio. Fa schifo, ma poi si può sapere perché gli stivali, cioè tutti i manufatti non esistono unici. Esiste soltanto un manufatto unico, che è quello della zucca, che oltretutto non è nient'altro che il faro copiato, che neanche ho, ah sì, ecco. Il faro corrotto, non è nient'altro che il faro corrotto, ma è la zucca. Veramente capito niente. Non ho capito la skin. Wow, che potevano fare che l'osso appetitoso facevano, che ne so, la coscia di pollo appetitoso veniva la volpe bianca. No, non potevano fare. Troppo stupidi. Vabbè, ragazzi, Minecraft Dungeon per oggi è davvero tutto. Non ci ha droppato niente. Che cosa abbiamo preso oggi? Ci ha droppato questa armatura. Queste armi uniche. Armature. Ancora lo stocco d'ape, ce ne ha droppati non si sa quanti. Le stocchi d'ape. Vabbè, prima o poi ci ucciderà anche quello congelante. Ufficialmente questi sono diventati le armi rare adesso, attualmente, perché non c'è più l'evento di inverno. Non lo fa un evento di Natale, vabbè. Un evento un po' scarsino, però vabbè, l'hanno voluto fare. Ah, il turbine, me l'avevano chiesto, la compro perché me l'avevano chiesta, così se poi la devo regalare, la voglio in più, ce l'ho, le tengo. Vabbè. E a posto, stacchiamo, finiamo qui. Via.